Buongiorno, benvenuti a tutti a questo video che avrà lo scopo di raccontare che cosa è successo in Italia nel secondo quarter e fare il punto della situazione year to date. Le vendite nel secondo quarter e a oggi non stanno andando benissimo, nel senso che siamo leggermente indietro rispetto all'anno scorso di circa l'1,8% sui primi 6 mesi. Molto meglio sta andando dal punto di vista dell'order intake, che registriamo un più 3% sempre rispetto all'anno scorso nei primi 6 mesi. Quindi questo è un ottimo presupposto per riuscire a fare bene nella seconda parte dell'anno. Quindi ottimo risultato. La seconda parte, relativa invece alle OPEX, anche qui il risultato è molto positivo perché la diligenza che stiamo applicando nel controllo delle spese ci ha permesso di mantenere le OPEX flat e quindi non crescere rispetto all'anno scorso. Quindi ottimo risultato anche da questo punto di vista. Il secondo punto che volevo toccare è quello del service, service come motore di crescita per tutta l'azienda come gruppo e sicuramente anche per noi Italia. I primi 6 mesi del service registrano un più 1,1% di vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ottimo risultato anche qua se teniamo in considerazione il mercato del service e la concorrenza che ci stanno facendo i global service. Anche da un punto di vista di marginalità stiamo mantenendo la marginalità e quindi anche qua vuol dire che stiamo lavorando nella giusta direzione. A giugno, sempre nel service, abbiamo inserito la figura del Service Commercial Specialist, Alessia Viscione, quindi benvenuta ad Alessia. Il compito di Alessia, quindi del Service Commercial Specialist, sarà quello di focalizzare la forza vendite, ma l'azienda tutta sulla vendita del prodotto service al cliente finale. A giugno cos'altro è successo? A giugno sono successe tantissime cose in azienda da noi. C'è stata l'armonizzazione, che è stato veramente un lavoro molto lungo, che alla fine siamo riusciti a portare a termine, e dal 1º di giugno siamo tutti armonizzati, quindi abbiamo tutti lo stesso contratto di lavoro. E soprattutto siamo passati dal contratto dell'industria al contratto del commercio. Quindi questo ci permetterà di cambiare atteggiamento, di essere molto più commerciali, di avere come focus, come punto centrale, come punto d'attenzione il cliente finale. Quindi fondamentale per quello che è la nostra attività. A giugno cos'altro è successo? C'è stata l'implementazione dei sistemi Zucchetti, rilevazione presenze e note spese, due sistemi molto più immediati, molto più easy, molto più facili da utilizzare, con l'obiettivo di essere anche qua più efficienti. Inoltre, ultimo ma non ultimo, G-Shape. C'è stata finalmente il go live di G-Shape. Dopo 7-8 mesi di duro e intenso lavoro, per il quale ringrazio tutte le persone in generale, ma in particolare le persone che hanno attivamente preso parte a questo progetto, con giugno abbiamo visto appunto il go live. C'è stata la migrazione di M3, il vecchio sistema ERP di Getinge e dell'Infection Control, su SAP. Il sistema di M-Shape è stato migrato su G-Shape e quindi oggi abbiamo un unico sistema ERP che gestisce tutta l'azienda. Anche questo nell'ottica di efficientare, di migliorare quelli che sono i nostri rapporti, sia interni ma soprattutto verso l'esterno, verso i nostri clienti finali. Quindi a oggi no, la vendita, i numeri non vanno benissimo, anche se l'order intake è positivo. Quindi a oggi ci sono veramente tutti gli ingredienti per riuscire a far bene nella seconda parte dell'anno. Ora, periodo di vacanze, auguro a tutti delle ottime vacanze, riposatevi, tornate a settembre, carichi come delle molle, perché abbiamo veramente tutti gli ingredienti giusti per chiudere l'anno in bellezza, per fare una seconda parte dell'anno veramente sugli scuri. Grazie a tutti e buone vacanze.